è leggerissima, lo vedo, è light, è per sole donne, però gli uomini la vanno vita, dai, vieni, grazie. Allungavano. Grazie. È leggera. Beer in the morning. È una ricotta di mucca molto leggera e poi c'è quella di negro, quale vuoi? A pasta al forno ci vuole quella di mucca che è leggera, che non appesantisce la ricotta. Certo, una la può avere l'amica mia, la sapete. Prepariamo che la facciamo. Volevo assaggiare. Sì. Che cos'è che non hai assaggiato? La ricotta infornata non l'ha assaggiato la signora, dice. Brava, e tu basta capace, Gioia mia, un'amica mia è morta col fatto che non parlava, capito? Mi è rimasta, c'è il puzzo. Scusa. E il puzzo non parlava neppure. E io faceva, e il marito pensava, dice, beh, mi sta facendo le corna, invece no, stavo morendo. Capita anche quello, cuore mio, che ci possiamo fare. La donna non tradisce, la donna stupisce. Dice, ma perché stupisce? Perché incomincia a conoscere il mondo degli uomini. Giusto, non è che fa conna, ma assolutamente, sempre pensate male. Ora da 50 anni gli abbiamo dato il voto alle donne, ora un altro 50 anni ancora e poi gli diamo il permesso di mangiare con noi uomini a tavola. Signore, il mondo dei musulmani è il mondo più intelligente che ci sia. Intanto le donne musulmane mangiano i gato, ho saputo, ed è una cosa bella. C'è una mogliere in patente in cucina, signora. Avevamo una cucina amica, io da questo punto passa tutto questo si porta. C'è lì come? Bravo. La prima cosa. La seconda cosa, ieri sera ho scoperto, praticando sempre questi amici miei, che loro con un gesto veramente...